Signori, ci troviamo di fronte a un'evidente manovra, non chiedetemi poi perché, chi ci sta dietro, perché il discorso sarebbe grandissimo, comunque siamo di fronte a un'evidente manovra di oscurantismo culturale, si sta vietando la conoscenza a migliaia di persone perché evidentemente qualche potere ha interesse che il sapere rimanga nelle mani di pochi. E ritornando alla grecità e comunque alla storia, noi vediamo che storicamente tutte le tiranni di tutte le dittature si sono sempre fondate su un principio, che è quello dell'ignoranza e dell'oscurantismo culturale. Ciao a tutti, sono Walter Malossi, sono un attore e regista soprattutto di teatro. Aderisco molto volentieri al progetto Prometeo, sono convinto che in questo paese si debba avere una libera cultura, un libero accesso alla bellezza, soprattutto un libero accesso alle possibilità di istruzione. Gli esempi negativi che abbiamo sotto gli occhi in quest'ultimo periodo ci invitano a fare una riflessione comune a cui tutti dovremmo partecipare per la possibilità, anche per le classi meno agiate. Io arrivo da una famiglia molto povera e faccio questo mestiere in maniera rocambolesca, diciamo, ma credo che soprattutto per quello che riguarda la medicina, che è un settore così delicato, avremmo bisogno di lasciare la ricerca scientifica in generale, ma la ricerca anche della bellezza ancora più in generale, il nostro paese ha bisogno di talenti, anche di talenti molto giovani, che spesso vanno ricercati non nelle solite classi, ma probabilmente si possono trovare ovviamente in tutti gli strati sociali. Con questo tipo di accesso all'istruzione, alla cultura e alla formazione, in questo momento è molto complicato, quindi insomma mettiamoci tutti insieme con grande buona volontà e cerchiamo di costruire un paese diverso. Sono Beppe Rosso e aderisco molto volentieri al progetto nazionale Prometeo contro l'abolizione del numero chiuso dell'università. È da anni che si dice che l'università non funziona, effettivamente non funziona perché mancano i fondi, non si sta investendo sulla ricerca, in qualche modo sulla cultura. E l'università è preda di baronati e se non funziona, se ha la febbre l'università, non si può agire cambiando il termometro dicendo che il termometro non funziona. Non è colpa dei ragazzi, ma è colpa degli investimenti mancati in qualche modo. E comunque aderisco volentieri perché aderisco a tutte le situazioni in cui il cittadino si possa riprendere la sua libertà, come sull'ultima legge elettorale dove ognuno è obbligato a votare dei partiti, come nell'università dove c'è un numero chiuso e non si lascia il diritto alla libertà di entrata. Se le selezioni devono essere fatte, siano fatte attraverso poi i corsi di studi, in modo tale che si premino i migliori e non solo quelli che in qualche modo hanno appoggi strani, e poi soprattutto non si può ridurre l'università ad un telequiz con domande e domandine che molto somigliano alla cultura televisiva attualmente imperante. Dottor Citro, ascoltarla è veramente importante e mi rendo conto di come sia fondamentale anche diffondere queste informazioni che io stessa per prima non conoscevo in maniera così dettagliata. E mi viene spontaneo pensare che le persone, le migliaia di studenti che non hanno potuto sostenere questo esame, che non sono stati ammessi, così le loro famiglie, gli amici o anche chi vuole accedere all'istruzione universitaria, e in questo momento si sta chiedendo: ma come posso fare per aderire a questo?